Eccomi qua con un super mega video haul di acquisti con i saldi. Cioè non proprio tutto con i saldi, però la maggior parte delle cose le ho prese con i saldi e ho fatto veramente un grandissimo rifornimento sia di vestiti, di scarpe, di make-up, una borsa, prodotti skincare, insomma ho fatto veramente, come si dice, il botto. E i negozi, comunque le marche che ho acquistato sono Michael Kors, Desigual, Calzedonia due costumi, la Naked nuova di Urban Decay, due paia di scarpe della Buffalo e un paio di pantaloncini random presi in un negozio. Ma inizio subito a farvi vedere tutto. Ovviamente, neanche a dirlo, ma di tutti i vestiti e delle scarpe vedrete anche i close-up indossati, insomma, perché è giusto che ve li faccia vedere, compresi anche i costumi. Iniziamo dal super mega acquisto che ho fatto in un outlet, non mi ricordo bene qual è il nome, ma è un outlet che sta sulla strada di ritorno ogni volta che vado a Riva del Garda. E quindi io puntualmente, quando torno a casa dalla mia vacanza primaverile a Riva del Garda, mi fermo lì e faccio dei super acquisti. Allora, quest'anno ho preso questa borsa di Marc Jacobs, di questo rosa, che cioè fino all'ultimo ero un po' indecisa. Ora vi dico, allora, la cosa spettacolare è che è di una grandezza giusta, né troppo piccola né troppo grande, e si può portare sia a tracolla e sia staccandola con i manici, e il suo solito ciondolo. E la cosa fantastica è che è divisa in tre comparti con anche delle tasche interne, sicché è molto pratica per dividere varie cose e trovarle facilmente. È molto spaziosa, io ci porto anche dei libri. E la cosa che mi è piaciuta subito quando ho visto questa borsa era questo fatto che la parte centrale fosse più alta e con i loghi e la scritta, e quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. L'unica cosa è che ovviamente ha anche i suoi comodissimi piedini sotto. L'unica cosa è che ero molto indecisa tra questa e lo stesso modello color menta. Era bellissimo quello verde, mi piaceva molto più di questa, però poi ho pensato che questa era comunque una tonalità molto più facile da abbinare, e quindi niente, ho preso questa. Però quella verde menta era stupenda, secondo me faceva veramente molto più effetto anche di questa, però ovviamente bellissima. E non ricordo, credo l'abbia pagata 150 euro, una cosa del genere, ma insomma ho fatto un super affare, perché non ricordo quanto fosse il prezzo pieno, ma senz'altro superiore a 400 euro. Veniamo alle scarpe. Ho preso due paia di sandali da Buffalo. Allora, un paio è flat, quindi proprio bassissimo, ma la cosa che mi ha colpito è che la suola è molto morbida, quindi è molto comoda, e anche queste stringhe sono larghe, cioè non stringono, non segnano. E l'ho portata già un po' di volte e mi piacciono proprio perché sono morbide, molto morbide, ovviamente con la gomma anche sotto, e c'erano di diversi colori. Io però ovviamente ho preso queste rosa fluo, che mi piacciono tantissimo, effetto pitonato, però veramente molto comode. Il secondo paio rispecchiano molto di più la tipologia di Buffalo, perché sono quelle un po' platform, insomma un pochino più massicce. Mi piace che ci sia la scritta all'interno Buffalo, ovviamente sono tutte super carro armate, e la cosa che mi ha colpito tantissimo, ora vedrete bene nel close up indossate, è che abbiano tutte queste fibbie.
molto lucenti, molto luminose e queste mi hanno colpito subito tantissimo. Anche queste scarpe super super comode, anche perché sono facilmente regolabili, più o meno strette, e quindi calzano alla perfezione. E queste due paia di scarpe le ho prese con il 50% di sconto, quindi ho fatto un super super affare. Veniamo a sacchettino di Sephora, ma non solo, ci sono anche altre cose che ho preso da un altro sito, che è il mio sito bio di fiducia. Allora, da Sephora ho preso ovviamente la nuova Naked, che è la Wild West, che io avevo già adocchiato da un pezzo. Io ho tutte le Naked, continuerò a prendere tutte le Naked che escono perché le adoro. Questo, con questo effetto pitonato, mi fa impazzire. E la cosa che mi piace tantissimo è che sia ispirata ai toni del verde. Io credo che il verde sia un colore che mi stia bene, ma e lo uso ogni tanto nel make-up, però credo di non avere delle tonalità di verde che mi ispirino particolarmente. Queste invece mi piacciono tantissimo, ovviamente l'ho già provata, ha 12 ombretti come al solito, e niente, alcuni ricordano un po' quelle della Naked Heat, però cioè, l'effetto finale mi piace tantissimo, e questi due verdi sì, li adoro, mi piacciono proprio tanto tanto tanto, e ottima qualità degli ombretti, da quelli più chiari a quelli più scuri ovviamente, e niente, la adoro. E niente, questo effetto pitonato è qualcosa di bellissimo. Poi, che altro ho preso? Allora, ho avuto un piccolo disguido da Sephora, perché, cioè, io non capisco, allora, ho ordinato solo tre cose, quindi 1, 2, 3, me ne sono arrivate due, al che ho scritto, ho mandato un po' di foto, insomma, quella, e praticamente mi hanno fatto una specie di buono che mi si scalerà dal totale per il prossimo ordine, e quindi praticamente nel mio ordine manca un siero, che poi mi ispirava tantissimo perché era un siero fatto con la fragola, mi piaceva tantissimo, insomma lo prenderò la prossima volta. Per cui il secondo acquisto fatto da Sephora è questo fondotinta, che sinceramente mi ha ispirata un po' così per il packaging, che è della marca Milk, mai provato, è il Blur Liquid e matte foundation, quindi full coverage, e vedremo un po' se funziona. Sinceramente non avevo mai provato questa marca, siccome io sono molto molto curiosa di provare sempre cose nuove, la voglio provare. E io ho preso ovviamente, ha scritto anche di shakerare, ok, before use, e io ho preso la tonalità ivory, ovviamente quella più chiara. Poi random, in un negozio invece bio, ho preso il sapone per le mani da tenere in bagno, e ho preso questo di Faith in Nature, che è al cocco e mi sembra perfetto per l'estate, e quindi niente, bella quantità, è da 400 ml, quindi insomma mi durerà un bel po', e comunque mi piaceva questo packaging, tutto super colorato, super estivo. Poi ho preso la crema solare, perché presto andrò al mare, e quella vecchia l'ho quasi finita, e questa è dell'Alchemilla. L'Alchemilla è una marca che ogni tanto io ho preso da questo sito e mi piace il fatto che sia anche made in Italy, e quindi ho preso questa fattore di protezione 30, quindi una media protezione Natural Sun crema solare, vedremo un po' come si comporta, e mi piace questo fatto che sia satinata, mi piace veramente tantissimo questa tonalità di marrone, perché ricorda appunto l'abbronzatura. E poi ho preso questa crema che in realtà è per il corpo, ma era nella linea del sole, del mare, del doposole, quindi dovrebbe essere un doposole, ed è una crema corpo della marca Alia Skincare, anche questa made in Italy, ed è arricchita con olio extravergine d'oliva, olio di mandorle dolce, quindi dovrebbe essere molto molto idratante, e quindi l'ho presa proprio per come doposole, e comunque non è una quantità eccessiva, quindi la finirò in brevissimo tempo anche dopo il mare. E poi da ultimo
ho preso un illuminante perché uno lo sto finendo ed è, ho preso questo qui della Puro Bio Resplendent Highlighter Glow Finish e io ho preso la tonalità 01 che è questa tonalità sul beigeolino che non mi dispiace affatto, mi ricorda molto il Soft and Gentle di MAC e vedremo un po' come si comporta. Questo ovviamente non l'ho ancora provato perché devo finire prima quello che ho. Detto questo, passiamo ai costumi. Ho preso due costumi da Calzedonia, di cui uno l'avete già visto su Instagram, l'altro ancora no. Quello che ho comprato per primo è stato questo, perché questo l'ho preso nel negozio proprio fisico a Riva del Garda e mi piaceva veramente tantissimo, sia per questo fatto che ha lo slip abbastanza, diciamo, minima più o meno, con la forma a V. Mi piaceva il fatto che fosse tutto glitterato e con queste ruche laterali, insomma, molto molto carino secondo me. E mi piaceva tantissimo anche questo colore arancio, non ho mai avuto un costume color arancio e mi piaceva proprio questo fatto qui, insomma, del glitter, mi ha colpito veramente tantissimo. Poi però non ero soddisfatta e ne ho preso un altro dal sito, perché io volevo quest'anno un costume fluo e quindi ho preso questo che non è né giallo né verde, forse è un po' più un verde fluo, non lo capisco bene, e anche questo l'ho preso ed sarà il mio primo costume brasiliano. Ovviamente di questi costumi io ho preso la taglia più piccola, però ci fosse stata una taglia ancora più piccola non sarebbe male, perché come vedete nel close up questo, che in realtà è bellissimo, no? Brasiliano così a V, in realtà a me qui un pochino sta larghino lateralmente, non lo so, fa delle pieghe strane, perché secondo me non è della mia misura, sarebbe dovuto essere almeno una taglia più piccola, però vabbè, questo e il sopra. E la cosa che mi è piaciuta di questo costume è il fatto che non sia liscio, ma abbia tutte queste ondine che secondo me lo rendono un pochino più particolare rispetto a un classico costume tutto liscio. E anche questo, e mi piace anche il costume che ha la parte questa qui che si allaccia nella schiena, un pochino così, un pochino spessa, non proprio all'accetto, all'accetto solo non mi piace. E entrambi ovviamente sono anche un po' imbottiti. E ora passiamo alla parte più consistente del mio video haul, ovvero Desigual. Io anche qui ho fatto grandissimi affari con i saldi, anche qui credo è il 50%, non mi ricordo, ma insomma se non è il 50 è tipo il 35, ma più il 50, e veramente ho speso per 6 capi sui 200 e qualcosa, considerando i prezzi di Desigual ho fatto un affare. Allora ho preso innanzitutto questo, io volevo prendere un paio almeno di vestiti, perché per l'estate il vestito ti salva, metti quello e stai a posto. Ho trovato questo che poi quando l'ho visto dal vivo mi è piaciuto ancora di più, perché è di questo verde molto intenso con questi fiori neri, queste palme più che altro, foglie. E mi è piaciuto veramente tantissimo questo, mi piace tanto la forma che ha, perché appunto ha questa anche balsa in fondo, poi insomma la vedete bene nel close up, e niente, questo mi piace veramente tantissimo, proprio la tonalità è qualcosa di bello, colpisce veramente tantissimo. Altro vestitino invece, molto più diciamo floreale, estivo, è questo, che però ha un materiale un pochino, secondo me è un pochino pesante per la stagione, però allora i colori mi piacciono tantissimo, mi piace questo color glicine abbinato al rosso così intenso, mi piace veramente sì tantissimo, e una cosa infatti che io adoro di Desigual sono i colori, e questo è veramente molto molto semplice, ha la cerniera sulla schiena ed è un pochino forse troppo accollato per essere un vestito estivo, però
È carinissimo secondo me, proprio come tonalità, semplicissimo ma carino. Al di là di Desigual, ho preso in un negozio dei pantaloncini corti, perché io volevo dei pantaloncini corti che non ho per l'estate. Ho trovato questi che stranamente mi calzano bene, fossero stati una taglia più piccola non sarebbe stato male, però ok, non ci lamentiamo più di tanto. Non ricordo bene che taglia fosse, non lo so. Comunque anche questi sono made in Italy. La marca non so se ci sia, ok, perché poi tendo a togliere tutte le etichette. Comunque sono simil militari, ma non tanto, sono macchiati, credo, un effetto macchiato. Insomma, sono di una tonalità che sta bene con tanti colori, per cui sono facilmente abbinabili con qualunque cosa e niente, secondo me sono anche della lunghezza giusta da portare in città, no? Che non sono eccessivamente corti, sono molto molto leggeri come materiale, freschi, quindi acquisto top, e anche questi presi al 50%, l'ho pagati tipo 45 euro. Sempre da Desigual ho preso questa magliettina, camicetta anzi, nera, che ovviamente ve la faccio vedere indossata fuori dai pantaloncini o comunque fuori da una gonna, però ovviamente la metterò poi all'interno perché fuori è troppo larga, non mi piace. Però trovo che sia veramente molto molto carina, soprattutto qui nella parte qui del colletto, perché si chiude con questo laccettino che io trovo molto molto sexy. La cosa che mi piace è che il laccetto ha in fondo queste parti terminali di metallo, quindi tende a non sfilacciarsi, a non arrotolarsi, perché queste pesando lo tengono appunto sempre in forma. E mi piace il fatto delle maniche, perché si arrivano qui, quindi si tirano su e stanno un pochino larghe. E niente, anche questa è super super fresca nonostante sia nera, e ottimo ottimo acquisto anche questo. Questa me l'avete vista nell'ultimo video, questa magliettina con le margherite, che secondo me è qualcosa di troppo troppo carino. È un bianco non eccessivamente bianco, un pochino sporco, e niente, semplicissima. Però anche questa deve giusta la lunghezza per da mettere appunto con qualunque cosa, e niente, anche questa mi è piaciuta tanto. Poi questa ho sbagliato, ho preso una 26, ma avrei dovuto prendere non una ma due taglie in meno. Il mio problema, voi direte, ok, perché non l'hai mandata indietro? Il mio problema è che io quando mi arrivano i vestiti non riesco a provarli, io li devo lavare e quindi devo togliere tutte le etichette, e quindi niente, se poi non vanno bene me li tengo. Io infatti trovo molto difficile anche provare i vestiti nei negozi, perché non riesco a stare con questa idea di mettermi addosso qualcosa magari provato da altre persone, non so, mi fa impressione. Comunque con una cinta si risolve il problema. Da Desigual ho preso anche questa gonnellina jeans, che forse è più autunnale perché è un pochino pesante, però io la porto anche adesso, anche senza calze va bene, ed è di jeans verde, e la cosa particolare è la parte finale, perché ha tutto questo bordo ricamato con queste perline che la impreziosiscono tantissimo. È molto molto particolare, lucente, e io, che ve lo dico a fare, la stra adoro. E ci sta benissimo questa magliettina che ho preso, da abbinare anche con la gonna, però insomma magliettina poi è random. Questa che ha, anche questa fosse stata di una taglia più piccola male non sarebbe stata, che ha che è davanti tutta liscia così, e c'è scritto Future is Now, ed ha tutta questa fantasia di colori abbastanza tenui, devo dire. Dietro invece ha la scollatura sulla schiena, e questa parte finale a fascia. Però ecco, ripeto, questa pure la porto con la gonna, ma la metto un pochino dentro, perché fuori secondo me è troppo larga, però dentro va bene. E niente, questi sono tutti gli acquisti fatti questo mese,
e ho fatto dei super 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 affari. Fatemi sapere se vi piacciono le cose, se qualcosa non mi sta bene. Ovviamente l'abbigliamento mi sta grande, lo so, ma oltre alla gonna, di tutte le altre cose, ho preso le taglie più piccole. E più piccole di così non ci sono, quindi me le tengo. Ma di ingrassare non ci penso, quindi me le tengo così. E ovviamente vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate il link. E iscrivetevi se vi va, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!